Allora, largo, no? Allora, qua abbiamo questa curva qua, che è quella che precede il rettilineo della partenza e fa una S con la curva che sta sotto. Quindi noi dobbiamo cercare di dare un'impronta all'inizio che ci permette di raddrizzare il più possibile la semicurva che abbiamo in cima alla partenza. Perciò cosa dobbiamo fare? Dobbiamo innanzitutto avere lo sguardo sempre avanti quando atterriamo dal salto prima, perché da quel salto lì possiamo individuare il punto dove andare a spigolare per passare più vicino possibile a destra della partenza, in maniera che raddrizziamo la semicurva che ci sta in cima. Il punto dove io andrò a fare lo spigolo sarà più o meno là. Non faccio questo, ma è semplicemente questo, sempre guardando dove vado a finire, perché se faccio giusta questa curva qua, l'impostazione del rettilineo, sarò molto avvantaggiato anche nella discesa dopo la partenza. Ok? Dopo tutto ne consegue, perché la curva dopo anche quella mi riuscirà bene se provengo dalla traiettoria giusta, da una semplice traiettoria che magari inizialmente uno dall'esterno non capisce. Magari uno dall'esterno dice: ma perché passi là? Perché dopo ne consegue rettilineo di partenza, staccata e curva dopo, cioè è tutto correlato, nulla al caso. Da qua si vede proprio la partenza della nostra traiettoria, da là in cima. Facciamo tutto il rettilineo sul perimetro sinistro, guardandolo da questa prospettiva, e abbiamo la strada spianata, tra virgolette, per raddrizzare questa semicurva e arrivare nella direzione perfetta alla curva, alla seconda curva, diciamo. Dai, se consideriamo prima questa, quella là è la seconda curva. Sciolto, bene, buono Ema, grande, buono. We'll be right back.
Fermo qua, seduto! Seduto! Buono! Seduto! 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 Finale, chiusura di giornata.
avete appena visto non era uno spot per la Grands, ma sono i miei Jaguari che a fine giornata stanno dando i numeri. Si stanno divertendo come dei matti. Abbiamo finito il programma e è stata una bella giornata anche oggi. Si sono impegnati, abbiamo fatto parecchia tecnica e abbiamo chiuso con una bella manche alla fine. Io vi ringrazio se siete arrivati fino qui e vedo che mi state supportando negli ultimi video, continuate così, iscrivetevi al canale e io vi do il mio più caloroso saluto. Alla prossima, ciao Jaguari! Anche le zanzare, accidenti!